Sì, Lucia, ci siamo spostati dall'altro lato perché qui è iniziato un rosario. Tutte le mattine alle 9:30 inizia un rosario. Don Marco, prima di vedere le testimonianze delle persone che hanno ricevuto le grazie da questa Madonna, diciamo chi sono le persone che vengono qui? È interessante dire chi sono. Io direi subito il popolo di Dio, e questo dice molto per il culto che è stato attribuito a Ghiaie, soprattutto famiglie, persone con situazioni familiari, matrimoniali anche difficili. Qualcuno sorridendo dice: questa è una Madonna dove molti uomini vengono, tante situazioni difficili di famiglie, padri di famiglia che stanno magari soffrendo, che hanno situazioni anche di salute dei figli, sono qui. E quindi la Madonna della famiglia, anziani, la preghiera per i nipoti, per i bambini, e persone che con fedeltà tutte le mattine, a qualsiasi clima, oppure la sera, oppure la notte, sono presenti qui a Ghiaie. Quindi è un luogo aperto rispetto a tutti gli altri santuari, non ha cancelli. È un luogo in cui chiunque può venire di giorno e di notte. E sono infatti tante le testimonianze che abbiamo raccolto venendo qui, Lucia. Abbiamo voluto metterne in un servizio solo tre. Due tipi di famiglie completamente diverse, una moglie e un marito che pregano per i loro figli e una mamma che chiede a questa Madonna di avere un'altra figlia. Guardate la loro testimonianza e poi ci rivediamo da qua. Mi chiamo Maria Grazia, sono sposata da 37 anni con mio marito Salvatore e siamo devoti della Madonna delle Ghiaie. Sono Laura, ho 41 anni e sono mamma di due bambine, due ragazze, Marta e Rachele. È nata in un momento particolare, quando lui non è stato bene, e siamo venuti qui per caso. Poi non abbiamo più potuto farne a meno. Noi passano 10 giorni, 15 giorni, dobbiamo venire perché lei è la nostra forza, sono le pile di ricarica. Beh, io in passato sono stato operato e naturalmente ho chiesto alla Madonna una guarigione che mi facesse guarire da questa malattia, e così è stato. Grazie ad una carissima mia amica che mi ha consigliato in un momento particolare della mia vita questa novena alla Madonna delle Ghiaie, perché desideravamo tanto una seconda figlia, ma per problemi personali non riuscivamo ad averla. Per cui questa carissima amica ci ha invitato a fare questa novena alla Madonna delle Ghiaie, e avevamo scelto la domenica proprio per condividere con mio marito questo momento particolare. E quindi tutte le domeniche venivamo tutti presi, speranzosi di avere questa grazia. E siamo venuti per la prima, la seconda, la terza domenica era una domenica speciale perché io in quella domenica avevo rivestito il ruolo di madrina. E quella sera, tornando a casa, ho rifatto per l'ennesima volta il test di gravidanza e grazie al cielo, grazie, una grazia ricevuta, ero positivo. Sappiamo che è la regina della famiglia, affidiamo i nostri figli, il loro matrimonio, le loro cose, la nostra vita, la nostra quotidianità, perché non è facile vivere tanti anni insieme senza avere un punto di riferimento, e la Madonna è quella. Rachele ormai ha 11 anni, è la nostra gioia, e quindi è stata proprio una grazia, è un abbandono fiducioso, è un abbandono totale. Lei non ti deluderà mai. Queste sono solo alcune delle testimonianze che abbiamo raccolto qui, Lucia, ma ti assicuro che sono tante le famiglie che vengono. E io per il prossimo collegamento avrò proprio una persona che è tanto devota a questa Madonna e che tanto si opera per costruire questo luogo. È un'amica di Lucia, però ti voglio salutare con una frase che la leggo da qui, ed è di Giovanni Paolo II, e dice: fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante tuo figlio Gesù Cristo nato da donna e mediante lo Spirito Santo, sorgente
gente di Divina Carità, è un vero santuario della vita e dell'amore. Ci rivediamo tra poco proprio per raccontarvi di questo santuario della vita e dell'amore che è la famiglia, come visto qui a Ghiaia di Bonate. Ci vediamo tra pochissimo.